Buonasera a tutti, volevo parlarvi della curcuma, più che altro delle controindicazioni della curcuma, nel senso che la curcuma è una spezia che fa molto bene, lo sanno tutti, io non so esattamente perché faccia bene, però fa bene, allora io la metto nella mia insalata, di cui ho dato la ricetta qualche settimana fa e quindi non la ripeterò. Se volete la ricetta della mia insalata personale, potete andare a cercarla su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, insomma, su tutti i social. A nome Roberto Dell'Ara, insomma. Ecco, la controindicazione è che se voi usate la curcuma e la mettete nelle vostre pietanze, nei vostri cibi e balle varie, rischiate di macchiarvi i calzoni, la maglietta, la camicia, eccetera, perché è un colorante. Infatti, nelle Indie e nell'Oriente la usano per tinteggiare i tessuti. Quindi, se voi macchiate i vostri calzoni o maglietta o camicia, e poi è una menata a pulirli perché non viene più via. Cioè, oddio, poi magari sì, con un lavaggio particolare della lavatrice, forse, o magari un lavaggio a mano, tipo le lavandaie di una volta che col sapone, sì, però è una menata. Cioè, insomma, è meglio non macchiarsi. Quindi, se usate la curcuma, fate attenzione a versarla nel piatto, non in giro. Insomma. Per quanto riguarda gli effetti benefici, come dicevo, non li conosco, anche se so che fa bene, perché lo dicono tutti, infatti io la uso appunto nella mia insalata, ma l'unico effetto benefico della curcuma che conosco, benefico, non lo so se è benefico, perdono, però una cosa importante, perché è l'ingrediente principale per il curry. Adesso non so se si pronuncia curry o curry, ne ha poca importanza, però a questo proposito il grande promoter, commentatore sportivo e giornalista Rino Tommasi, che commentava di qualche pugilato e di tennis negli anni 80, chiamava il famoso pugile Don Curry, quindi penso che si pronunci curry anche la spezia. Don Curry, tra l'altro, sconfisse il nostro Gianfranco Rosi nell'88 per KO alla nona ripresa. E sempre a questo proposito, io a Saint Vincent, al casinò di Saint Vincent nell'89, fui spettatore dal vivo della difesa mondiale dei super welter di Rosi contro Darryl Van Horn, no, tanto per dire. Quindi comunque, tornando alla curcuma, fa benissimo. Adesso poi andrò a vedere gli altri effetti benefici oltre ad essere l'ingrediente principale del curry. Però fate attenzione, mi raccomando, non macchiarvi, sennò poi davvero una menata pulire i vestiti, mi raccomando. Vabbè, scusate se mi sono protratto, ma io non ho il dono della brevità, della brevezza, della brave art, insomma, non sono breve. Ciao, ciao, buona serata. Poi dico sempre qualche cagata perché vabbè.